Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. In primo piano il ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina viola. Per questo finale di stagione il tecnico ha messo in chiaro di non potersi permettere di fare troppi stravolgimenti tattici, ma la prima sorpresa potrebbe arrivare già contro il Bologna, con il passaggio ad una difesa a tre e ad un attacco a due punte. Una prova generale in vista della gara contro l'Atalanta. Oltre che per provare a terminare al meglio quest'annata, il neotecnico dovrà utilizzare questo finale di stagione anche per capire da quali uomini ripartire in vista della prossima stagione, a partire dai riscatti di Muriel, Edmilson, Gerson e Miraias. Da capire anche il giudizio sugli acquisti già effettuati dai Viola, Traoré, Rasmussen e Zurkowski. L'unica certezza è che in estate il primo profilo da mettere a disposizione dell'allenatore è quello di un regista di centrocampo. Intanto continua la guerra tra la società viola e l'ex tecnico Pioli. Ieri, dura risposta della società alle dichiarazioni dell'allenatore con un comunicato sul sito ufficiale e le parole di Corvino in conferenza. Per fiorentina1.com, Beatrice Canzedda. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com. La voce del tifoso viola.